anticipato prima, è arrivato il momento dei primi ospiti, nonché i ragazzi speciali dell'oratorio. Allora, vi chiedo un pochino di spazio, perché adesso noi scenderemo giù insieme a loro, perché appunto, come abbiamo detto prima, mannaggia, stasera non esce. Balleremo insieme Sicilianissima. Non usciva. Ok, con i ragazzi. E allora, accogliamo con un grandissimo applauso i ragazzi speciali dell'oratorio Giovanni Paolo II di Olivarella, che occupano qui questo spazio davanti a me, e io li raggiungo subito per ballare insieme la nostra Sicilianissima. Ed eccoli qua che si preparano, vestiti ad hoc, con il loro abbigliamento un po' da siciliani, visto come sono belli stasera. Eccoli qua, formeremo le nostre coppie. Aspetta, mi fai preparare, Antonino, Aspetta, ok. Che facciamo? No, ci giriamo verso di loro, va bene così. Allora, ci rivolgiamo tutti verso di là, ragazzi, ci giriamo di là. Oh, formatevi queste coppie, guardate che sono bravi, eh. Cambio. Piccolini, qua. Occhio, mancino che ha la camera, però c'è una problema. Ok, prontissimi da questo lato. Amici, una comunicazione di servizio intanto che si preparano: se volete consumare frutta secca, dolciumi, caramelle gommose di qualità, da Composto Stefano, che ha la bancarella qui all'inizio della strada. Avvicinatevi, grazie. E allora, siamo pronti? Maria Grazia, se mi dai il via, la nostra coordinatrice controlla che tutto sia a posto, ogni ragazzo seguito dal proprio volontario. Pronti? Ok? Ok, siamo prontissimi, ragazzi? Pronti? Non vi sento, pronti? E allora un fortissimo applauso per i ragazzi speciali e per la nostra sicilianissima. Più e la canzone si senti, mi vedi.
Marilisa, per questi ragazzi veramente speciali c'è una premiazione da parte della presidente con i collaboratori del comitato dell'associazione Asena. Hai visto? Un premio per ogni ragazzo. Nel frattempo ci prepariamo per quello che sarà il loro piccolo intervento. Avremo la voce di Biagio Scolaro, che ormai tutti conoscete, visto che si è fatto, si può dire, la maggior parte del tour con noi, in una bellissima canzone di Gianni Morandi, intitolata Uno su Mille ce la fa. E ogni ragazzo costruirà per voi una bella montagna con un grande messaggio, ok? E allora facciamo ovviamente dopo la premiazione un fortissimo applauso ai ragazzi, agli operatori che lavorano per loro da quanto, Maria Grazia? Ormai un anno, eh? Hanno imparato a fare il pane, hanno fatto laboratori di ogni tipo, recitazione, ballo con il nostro Salvo Barresi della scuola Il Pam Pam. E la signora Graziella, hanno realizzato un bellissimo musical con il maestro Girolamo. Tutti a disposizione per loro, per farli crescere, per farli diventare per quanto possibile autonomi. Io dico sempre che le barriere sono mentali, eh? E allora abbattiamole completamente, anche in questo caso la musica va oltre ogni tipo di barriera. Un grandissimo applauso, io mi emoziono anche, per i nostri ragazzi.